E buongiorno mondo. Parlo pianino perché sono in campeggio, come sapete. Qua di fianco c'è un'altra tenda e dormono perché sono le 6:15. Ma io devo darmi una mossa perché oggi devo pedalare 120 km, qualcosa di più. Devo arrivare dopo Venezia, che mi devo incontrare con Gianluca alias Fenice Bike, che qualcuno di voi conoscerà già, e per gli altri metto il link del suo canale in descrizione qua del mio video. Perciò silenzio, mi preparo e parto. Buona giornata a tutti. Bene ragazzi, ho smontato la tenda, ho già preparato la bicicletta, adesso mi mangio una briochina. Vi devo solo dire che ho ritirato tutti i panni che ho lavato ieri, ancora umidi, volevo rimetterli stamattina ma invece erano umidi, quindi li ho ritirati nelle borse. Devo ricordarmi di tirarli fuori alla prima pausa al sole, perché altrimenti quando li tiro fuori stasera puzzeranno molto di più di quanto puzzavano prima ancora di lavarli, perciò bisogna ricordarsene, altrimenti diventa uno schifo. Buona giornata a tutti. Simo, volevo dirti di stare tranquillo oggi perché per colazione niente cappuccino, promesso. Ho deciso di prendere la tisana. Oggi mi sa che farò poche soste, ragazzi miei, perché oltre ai 125 km che avevo già in piano da fare per raggiungere Gianluca Fenice, mi sono accollato 7 km aggiuntivi per andare a fare quello sketch della tisana. Sarò scemo, però ci stava. E niente, quindi pedalo, faccio poche foto, pochi video, testa bassa e op op op, pedalare Giappino, pedala! A tornare c'è tanto traffico e dobbiamo sorpassare tutte le macchine per tornare! Vabbè! Follia totale, volevo fare una sosta per prendermi un caffè a Caorle, ma non so se avete visto il bordello che c'è, code, traffico, non si riesce neanche a entrare in bicicletta, guardate di lì, quella è tutta coda. E sono chilometri e chilometri, sia da una parte che dall'altra, e quindi proseguo, mi fermo in un posto più tranquillo. Mannaggia, mannaggia, vabbè che è sabato, ma è settembre, cazzarola. La bici spaga? Vai, vai. Grazie. Oggi poche soste davvero, come vi dicevo prima, mi mancano solo 42 km più o meno per arrivare a casa di Gianluca. Sono nella Laguna Veneta, eccola lì. Ok, 95 km pedalati, sono le 3. Sono già bollito, finalmente mi sono fermato a fare una pausa pranzo, mi sto facendo un panino con provola del discount, soppressa veneta del discount e panini gommosi del discount e acqua della fonte del comune. E mi mancano 37 km ad arrivare, ma Gianluca mi sta venendo incontro, ci vedremo a metà strada, io ho tempo di mangiare, riparto e a dopo. Mi sono scofanato due panini e un po' d'uva e adesso è ora di pedalare e raggiungere Fenice, che mi sta già aspettando al punto d'incontro. A dopo!
Ma buongiorno. Ciao Carlo. Tutto bene? Bene, già. Vuoi darmi qualcosa? Ma no, ormai la gamba. Sì, hai buttato su peso, eh? Eh? Hai buttato su peso? Penso di sì, spero di sì, almeno l'unica cosa positiva, dai cazzo. Buongiorno ragazzi, non so se l'avete già visto, ma sono arrivato finalmente da Gianluca. Ciao ragazzi. Alias Fenice Bike, per chi lo segue, e per chi non lo segue lascio i link in descrizione in questo video. Ci siamo fermati per ricaricare le energie. Ricaricare le energie dopo i 125 km, sia io che lui, perché anche lui è andato a farsi il giro questa mattina, poi è venuto a recuperare me, perciò ha fatto quasi più chilometri di me, con un po' meno peso perché non ha borse, però la ricarica serve a tutti. Bisogna aiutare il prossimo, si fa questo ed altro. Vediamo, a dopo. Questa sera siamo viziati dal buon Gianluca. Si fa quel che si può. Prosecchino. Se le cose vanno male, il corpo non deve soffrire, giusto? Quindi bisogna viziarsi. E ci viziamo con prosecchino. Prosecchino di Valdobbiadene. E salamino di Casada, procurato da un buon amico che sa che mi piacciono le cose buone. E cosa ci stai preparando da cena? Dobbiamo dirlo, spoileriamo così? Lo facciamo vedere poi dopo? Facciamolo vedere dopo. Lo facciamo vedere dopo. Facciamo vedere dopo in preparazione. Okay. Allora, vediamo se un veneto sa fare il risotto. Vediamo come lo sparella. Lo sa fare. Lo spadello bene, non ti preoccupare. So spadellare e so fare anche altro, ma non te lo dico. Passami il prosecco, va. E comunque il risotto di questa sera prevede, non te lo dico, così impari. Non te lo posso dire. Ma io lo so e non lo saprà nessuno finché non lo direi tu. Diciamo che potremmo dare un piccolo indizio, tipo un passaggio così rapido e via, non si sa, vedremo, strada facendo. Vi faremo sapere, vi teniamo aggiornati, eventualmente richiamiamo noi. Esatto. Quindi qua cosa abbiamo messo in questo momento? Ma abbiamo messo delle scaglie di tartufo dei Colli Iberici, e ne approfitto se mi permetti, comprato direttamente dal negozio ad Este, provincia di Padova, e le corti SRL. E qui il marchettone, ci sta tutto. Ci sta tutto. Dove la buona Elisa e suo marito Daniele hanno aperto questo meraviglioso negozio dove troverete tutti i prodotti meravigliosi. E là ho preso questo tartufo. Facciamolo vedere. Cioè, non potete. È che non si sente il profumo, ma è qualcosa di unico. Cioè. Faremo i video in 3D, anzi in 4D con anche il profumo. Sì, sì, anche in 5D, anche 5 giorni, non ci interessa, perderemo il tempo che ci serve. Adesso impiattiamo, quindi un attimo. Vi spiego una cosa, posso dire... Qualcuno lo sa. E quindi? Quindi dillo. No, l'altro nome qual è? Il Jap. Allora, da tanto dopo tagli. No, perché non riesco mai a dirlo. Quindi vi dico una cosa, Ijap è un bravissimo ragazzo, ma imparate a fare la radice quadrata di quello che dice. Ma molto bravo comunque, ve lo assicuro, seguitelo, mettete i like, mi piace, tutto quello che volete, ma radice quadrata. Ciao ragazzi.